Sì, ci ho creduto io, ma soprattutto ci hanno creduto i ragazzi, perché hanno avuto la forza fino alla fine di credere nella vittoria, anche in un momento di defaianza, perché comunque Gambino era un pochettino meno male. Questo va merito ai ragazzi, perché hanno un cuore, hanno una determinazione tale, e oggi, oltre al risultato che è venuto nel finale, però penso che abbiamo disputato un'ottima partita, soprattutto in virtù del fatto che avevamo di fronte una delle migliori, se non la migliore di questo torneo, una squadra che applica un buon calcio, che ha giocatori di grande qualità, però siamo stati bravi e alla fine siamo stati giustamente premiati. Una classifica che sorride all'Andria, la soddisfa questa classifica? Ma se il campionato fosse finito oggi sicuramente saremmo tutti felici, però c'è il problema che già mercoledì abbiamo un altro scontro a Salvezza e soprattutto abbiamo tantissime difficoltà in virtù del fatto dell'infortunio di Gambino, ma anche del fatto dell'espulsione di Umberto Del Core e di Mucciani, diciamo due dei leader della squadra. Però, come ho detto, questo gruppo ha un cuore così grande, dobbiamo tenere la giusta pressione, perché se riusciamo a fare un risultato a Salò sicuramente le nostre prospettive di salvezza saranno sicuramente alzate. Ecco, l'ha già detto lei, 3 partite in 7 giorni, quella di mercoledì è decisiva. Diciamo è decisiva se nel caso, non decisiva, perché poi alla fine, fino all'ultimo respiro, anche in virtù dei risultati può succedere sempre di tutto, però se noi riusciamo a fare il risultato a Salò sicuramente poi le prossime partite avremo un vantaggio, perché è uno scontro diretto e sicuramente teniamo a pari punti il Salò, che in questo momento forse è una delle squadre che attua il miglior calcio, ma anche ha una buona condizione e soprattutto ha dei risultati molto soddisfacenti. Mister, ma arriviamo comunque alla gara di Salò, che non ci saranno comunque Del Core e Gambino? E anche Mucciante, perché è squalificato. Sicuramente abbiamo tantissime problematiche, questi ragazzi sono dei leader all'interno della squadra, però faccio fede soprattutto al grande spirito del gruppo, e sicuramente chi sarà chiamato in causa lo farà nel migliore dei modi, perché questo gruppo ha dimostrato in tante sofferenze di poterne uscire fuori, e speriamo che possiamo fare il risultato a Salò.